ciao a tutti, sono sempre Silvia dal blog sessascorner.blogspot.it e oggi vi faccio la review della Michael Kors Jet Set MacBook Travel Tote. Questa è una borsa che ho comprato di recente, quindi vi so dire che il prezzo attuale è di 275 euro. Ed è una borsa che secondo me è l'ideale per il lavoro. Adesso vi spiego per quale motivo. Allora, in primis vi dico che i colori che io finora ho visto sono stati verde, rosso, nero, poi hanno fatto quella con i pois giganti e anche quella a righe, l'ho vista anche fucsia, l'ho vista poi alcune magari altri modelli, insomma bianca anche per esempio con le borchiette, l'ho vista beige e mi sembra basta, forse anche fucsia l'hanno fatta. Comunque questo è il modello, quello che ho scelto io, che mi sono fatta regalare per il compleanno quest'anno. Questa borsa è una specie di meraviglia, oltre ad essere assolutamente delle dimensioni perfette, perché ci può stare veramente dentro tutto, in più è anche esteticamente piacevole, nel senso che, allora, ha quella scrittina molto discreta con scritto Michael Kors, poi ha la sigla MK qui, che secondo me è carinissima anche per arricchire un pochino il davanti della borsa, poi ha i manici che sono di una lunghezza perfetta. Io tendenzialmente preferisco portarla al braccio, diciamo, però occasionalmente, se in caso di necessità, questa è perfetta anche se la si indossa per esempio a spalla. Adesso volevo mostrarvi, diciamo, il retro è semplicissimo, il fondo non ha piedini, non ha nulla, è molto semplice, liscio, sempre in pelle saffiano, un po' come le Prada, diciamo. L'interno, siccome praticamente questa borsa credo sia stata pensata da Michael Kors per metterci all'interno il MacBook, adesso vi mostro come è fatta all'interno. Allora, praticamente, la parte interna ha queste due taschine, con la scritta naturalmente Michael Kors qui, ha questo aggancetto a cui potete attaccare le chiavi, poi ha questa cerniera. All'interno io tengo sempre, in ogni borsa c'ha il suo cartellino, questo dice semplicemente cosa non fare con la pelle, non metterci sopra make-up, oli, altre robe, insomma, umidità, insomma, per mantenere la pelle bella, diciamo, della borsa. E quindi lo tengo sempre all'interno. Poi abbiamo questa mega tasca centrale, che io quella che l'altra volta vi ho detto che utilizzo per il portafoglio, insomma, per evitare di farmi scippare le cose più importanti. Allora, questa tasca, adesso ve la apro, è enorme ed è stata proprio pensata per il MacBook. Se voi pensate anche, non so, altri computer delle dimensioni adatte, è perfetta perché è imbottita, quindi se la toccate questa tasca qui è imbottita ed è perfetta per il computer, in modo tale da evitare problemi dovuti a urti. Poi c'è un'altra tasca che io fondamentalmente uso per i libri, che in realtà penso fosse nata per l'iPad, e questa tasca qui. Questa tasca qui appunto è delle dimensioni perfette per l'iPad, chi di voi, o il tablet, insomma qualcosa del genere, per chi di voi ce l'ha. Io non la uso per questo perché non ce l'ho, quindi la uso semplicemente per i libri quando me li porto dietro, oppure per il mio ebook reader. Poi c'ha naturalmente, siccome questa divide a metà la borsa, abbiamo questa tasca e questa tasca, vedete, una qua e una qua. Girando la borsa vediamo altre due taschine che io finora ho utilizzato, non so, per le chiavi o per, insomma, bigliettini, magari biglietti del pullman, cose di questo genere, ed è magnifica. Questa borsa è la borsa perfetta per la lavoratrice, nel senso che ci sta il computer, ci stanno i libri, ci stanno gli appunti, si può dividere nei due comparti, quello davanti e quello dietro, ci sono le taschine, cosa per le chiavi, insomma è perfetta. Per quanto riguarda le dimensioni, molti di voi me l'hanno chiesto, le dimensioni di questa che ho preso io sono esattamente identiche a quelle della Neverfull MM di Vuitton. Non so se si può apprezzare, in ogni caso posterò poi una foto magari. Sono esattamente identiche, le dimensioni sono esattamente quelle. Diciamo che questa è un modello che io ho amato tantissimo, l'ho usata tantissimo, però lo svantaggio qual è? È che praticamente questa è una borsa completamente aperta, cioè l'unica taschina è la classica, questa qua, insomma, non so se la vedete, quella con la cerniera, invece, e poi si aggancia soltanto qui, invece questa ha la possibilità di utilizzare quella tasca che vi ho fatto vedere con la cerniera, in modo tale da evitare, insomma, che vi portino via le vostre cose, perché appunto quella è una borsa in cui facilmente si può mettere la mano dentro, invece questa qua è più difficile, diciamo. In ogni caso, dovessi tornare indietro, siccome praticamente sono lo stesso modello, diciamo in colori diversi, in fantasie diverse, probabilmente sceglierei questo, penso che questa è una borsa stravista e rivista, insomma ce l'hanno tutti, ci sono tarocchi in giro all'inverosimile, pur magari, insomma, riuscendo più o meno a capire quali sono tarocchi e quali no, non so, per esempio tramite la presenza, non lo so, della
anche soltanto del logo, diciamo, della logatura. Io l'ho fatto fare il logo con scritto SA, quindi l'ho fatta personalizzare, insomma, capendolo dai manici, insomma, si capisce quali sono tarocchi e quali no. Però il modello, questo modello, che alla fine è lo stesso di questo, lo preferisco in questo colore, in questa fantasia, sia perché questo è un mio colore preferito, sia perché, non lo so, è più nuova, è un pochino più moderna, è un pochino più discreta, anche perché non ha tutto il logo da tutte le parti, ecco, questo è il motivo principale. Quindi, se state pensando di regalarvi questa borsa, fatelo, nel senso che è una borsa che vi consiglio assolutamente. È bellissima, è perfetta, è ancora come nuova, non sono rovinata per niente. Dimenticavo, se lo trovassi. Ah, eccolo, ve lo lascio, ve la lando dentro naturalmente la dust bag, con sempre il logo, penso che si veda. E niente, questo vi consente praticamente di conservarla al riparo dalla polvere. In più, io per esempio, qua addirittura c'è la carta con scritto MK che io uso per praticamente mantenere la forma non solo della borsa totale, ma proprio della tasca interna, la metto all'interno di questo, è perfetto ed è esattamente di quelle dimensioni lì, in modo tale che quando la ritiro, io la ritiro in questo modo, vi faccio vedere, metto la carta, quindi dentro questa tasca, questa qua con la cerniera, poi prendo ho altra carta, la metto in fondo praticamente alle due taschine quelle laterali, quindi metto carta qui, carta all'interno di questa e carta qui. In modo tale sostanzialmente che per quanto la parte sopra magari si schiacci, la parte sotto non si rovini, perché questa base, siccome è rigida, non vorrei che magari si piegasse stando magari insieme alle altre borse. Quindi questo è il modo in cui diciamo, la conservo. In più la metto all'interno della, adesso vi faccio vedere, della sua dust bag, la inserisco all'interno. I manici vi consiglio, siccome i manici tenuti su non si può perché escono fuori, io vi consiglio di appoggiarli in modo tale che facciano una curva dolce all'indietro. Chiudere il sacchetto tirando i due fili se riesco. Voilà, eccola qua. Questa è stata quindi la review della Michael Kors Jet Set MacBook Travel Tote. Spero vi sia piaciuta e niente, ci vediamo al prossimo video.